Si è tenuto presso la sala stampa Savonuzzi di Palazzo di Accursio la conferenza stampa Allerta Media. Sono intervenuti Nadia Monti, assessore alla legalità, Davide Alejandro Puente Anzil, fondatore di Bufale.net, Michelangelo Coltelli, fondatore webmaster Butac. È importantissima la prevenzione e l'educazione, questo prima di tutto, prima di intervenire sul danno poi che viene provocato. Tante famiglie dimenticano il fatto che, soprattutto se in presenza di minori, la responsabilità civile e penale è in carico ai genitori. Quindi supponiamo anche che ci sia un fatto, un accadimento che nasce, si sviluppa online da parte del giovane. Chi ne risponde ovviamente non è il ragazzo che è stato vittima oppure ha istigato, ma ne risponde direttamente il genitore e la famiglia, quindi occorre andare ad agire, informare bene anche i genitori su questo e naturalmente i ragazzi, per essere consapevoli che tutto quello che vivono e leggono online deve però avere anche una loro giusta interpretazione e una giusta valutazione. Bufala 80 al chilo nasce nel 2013 da un'idea mia, dopo che mi ero trovato di fronte alla disinformazione medica sulle vaccinazioni pediatriche. Mi era nato un bimbo, dovevo vaccinarlo, sapevo che era una cosa giusta e vedevo che invece tanti dicevano che era il male, vaccinare non bisognava farlo. Ho iniziato a scrivere piccoli articoli per passione, per gli amici, dove riportavo le fonti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e mi sono di colpo ritrovato con migliaia di persone che volevano l'amicizia e mi chiedevano di scrivere altro. Siamo andati avanti su quella strada, oggi abbiamo circa 300.000 lettori al mese e 50.000 lettori sui social network, in crescita costante, dall'anno scorso sono raddoppiati. L'idea inizialmente era nata da una pagina Facebook creata dal suo fondatore Fabio Milella, poi la pagina ha avuto, diciamo, dei collaboratori tra cui Claudio Michelizza, e poi da Claudio è nato il sito vero e proprio bufale.net. Poi sono subentrato anch'io collaborando con loro due e poi pian piano il gruppo si è ingrandito con l'obiettivo appunto di diciamo in qualche modo aiutare a diffondere una corretta informazione nel web contro la diffusione di bufale e appunto articoli di disinformazione. Questo è il primo lavoro che avete fatto in cui portato a compimento con una vera e propria denuncia. Quanto ha comportato l'iter? Quanto è stato lungo? Cioè una ricerca del genere? Quanto tempo, ore, mesi, anni vi ha portato via? Allora, per questa ricerca con cui siamo giunti a una denuncia è praticamente partita dal 2014. Pian piano, una prova qua, una prova là col tempo, tra uno sbufalamento e l'altro, e pian piano venivano fuori notizie un po'... diciamo ulteriori prove, fino a quando negli ultimi mesi non abbiamo fatto il quadro. Sì, quasi un anno. Potrebbe essere una buona idea proporre un programma del genere nella scuola per appunto formare... Sicuramente questa ulteriore azione di denuncia è di stimolo per un comune, per le istituzioni che vogliono essere al fianco di coloro che lavorano un po' come custodi invece della corretta informazione, che sono appunto persone come David, che ha attraverso un grande lavoro di indagine e analisi ricondotto alcuni fenomeni alla fonte poi originaria. La nostra disponibilità è non solo nel cercare un diretto coinvolgimento dei parlamentari che possono proporre anche delle proposte legislative per intervenire proprio in maniera giuridica molto più incisiva su quello che è il sistema dei controlli della rete, ma anche perché si fa corretta informazione fin dalle scuole, quindi agendo fin dalle scuole primarie e secondarie, facendo capire quali sono i rischi legati a un uso sbagliato di internet e del web e anche la frequenza, ma soprattutto agendo sui genitori. Quindi benvengano occasioni anche di questo mutuo scambio e di confronto con chi questo mestiere lo sta facendo e aiuta a diffondere la corretta informazione anziché quella sbagliata, e benvengano anche azioni di prevenzione e di formazione per i giovani.